pazzesco. Il tassista, che non sa dove far scendere il cliente in una via Mazzini come un fiume in piena, è l'immagine più emblematica dell'ondata di maltempo che si è abbattuta su Trieste. A pagare lo scotto peggiore proprio il centro storico, con pedoni costretti a guardare strade e sottopassi dopo essersi opportunamente tolti le scarpe, auto in panne sotto i cavalcavia e una quindicina di allagamenti fra scantinati, garage e la galleria Fenice che collega via Battisti a via San Francesco. Nella notte poi i ripetuti temporali che si sono abbattuti fra il capoluogo giuliano, Muggia e il litorale istriano hanno dato vita anche ad alcune trombe marine segnalate in golfo, un fenomeno monitorato dagli appassionati di tornado in Italia e spiegato poi nel dettaglio dai previsori dell'osservatorio meteo regionale dell'ARPA. Già ieri mattina sulla costa l'atmosfera era particolarmente calda e umida, e con questa situazione l'arrivo dell'aria più fresca in quota, una depressione che ci sta interessando, sono condizioni decisamente favorevoli, oltre che ai temporali con piogge intense come abbiamo visto, anche alla possibile formazione di trombe marine, anche perché dobbiamo ricordare che il mare comincia a essere già piuttosto caldo. Nei giorni scorsi in superficie l'acqua aveva già 21-22 gradi e quando in quota come oggi arriva aria più fresca, a 3000 metri dall'idea ci sono 0 gradi, c'è un bel contrasto termico che appunto può portare a questi fenomeni che di solito però sono molto localizzati. Quanto al weekend all'orizzonte, queste le previsioni. Decisamente meglio domani, avremo una giornata più stabile con poco vento e temperature anche che riprendono, dovrebbe esserci anche un po' di sole, insomma, soprattutto sulla costa. Resta però comunque un po' di variabilità anche domenica, condizioni direi più soleggiate sulla costa ancora rispetto a domani, ma resta comunque sempre un po' di moderata instabilità.